alcune considerazioni. Ho sentito adesso il dottor Miraglia che ha usato un termine che mi è piaciuto molto, che avrei voluto usare io prima. Più che confronto tra questi due mondi, se li vogliamo chiamare mondi, dobbiamo parlare di contaminazione, perché è reciproca la contaminazione che deve in qualche modo sottolineare le differenze, ma allo stesso tempo in qualche modo evidenziare le vicinanze che noi vogliamo. È un tema molto difficile quello che andrete voi a trattare in questo corso, quindi mi complimento con chi l'ha progettato, ma per una considerazione che è quasi sillogistica, vorrei dire che anch'io ho fatto liceo, sono ingegnere, quindi mi sono ritrovato con tante giacche stasera, perché si dice che, giustamente, che il nostro futuro è dei giovani, è il futuro, perché la competitività delle imprese si giocherà molto sull'inserimento di questi giovani con i nuovi skill. Si è parlato, ha detto il collega con la barba, non mi ricordo il nome, insomma, le competenze orizzontali, tutto quello che riguarda i giovani. Con l'inserimento di questi giovani avremo una competitività, non solo l'occupabilità perseguita dalla legge con Renzi, insomma, che quello è lo scopo. La realtà è che l'Italia sta invecchiando e quindi ci sono sempre meno giovani. Quindi quei pochi che stanno diminuendo nei vostri licei, come anche negli istituti tecnici, dovremmo curarlo ancora di più, perché se la competitività è conseguenza dell'inserimento di questi giovani formati, se questi giovani sono di meno, significherebbe, diciamo quasi un sillogismo, che allora la competitività è destinata a scendere. Quindi il compito che abbiamo è di dare un valore aggiunto ancora più alto rispetto a quello che poi verrà fuori senz'altro da questo bel corso, che voglio dire adesso con l'alternanza, parlo di fondi dirigenti, che abbiamo sottoscritto e approvato in consiglio di amministrazione anche con una certa discussione, va detto, perché è un progetto innovativo, è un progetto sperimentale, non riguarda solo dirigenti industriali, bisogna dire che il nostro fondo dirigenti è Confindustria, Federmanager, non c'è l'associazione dei dirigenti scolastici, quindi noi stiamo dedicando delle risorse a delle figure che non fanno parte della nostra compagine, quindi abbiamo creduto in questa innovazione. Abbiamo detto poi che abbiamo bisogno dei giovani nelle nostre imprese, perché innovazione significa portare idee nuove. Si dice che innovare significa trasformare idee in soldi, a differenza di inventare, che sarebbe trasformare i soldi in idee. Se noi vogliamo innovare con queste nuove idee, dobbiamo avere dei giovani che ci portino queste idee. Non credo che sarà sufficiente questo progetto dell'alternanza scuola-lavoro. Io sono direttore di un'azienda, lo dico, parlavo prima nel coffee break. Qualcuno mi ha telefonato, amici, dobbiamo fare questo progetto. Molte scuole non sono preparate, lo dico per esperienza. Allora dico, ma come possiamo fare per portare questi ragazzi dentro a vedere un po' come si lavora in impresa? Allora subito i colleghi, i dirigenti mi dicono, attenzione, come arrivano questi? Hanno l'assicurazione, possono maneggiare, se escono a bere un caffè si fanno male, cosa succede? Allora quando noi riferiamo queste cose alle scuole già dicono, no, non ci hanno dato ancora istruzioni, dobbiamo verificare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo clima, voglio dire, dobbiamo romperlo, perché noi siamo quelli che rompiamo il muro con questo corso. Quello che rompe il muro è quello che risanguina all'inizio, no? Perché la spallata dobbiamo dare a noi. Ma poi gli altri troveranno una strada aperta. Io spero tanto che come fondo ci arrivino delle altre proposte di progetti di alternanza, che non diventi semplicemente, lasciatemelo dire, un piccolo business per qualche parte, è semplicemente un modo come accedere a dei fondi o dei finanziamenti. No. Se pensiamo che questo sia solo un modo per impegnare del tempo, per impegnare delle risorse, perché da qualche parte ci sono, abbiamo sbagliato e noi questo non vorremmo ovviamente farlo. E ripeto, la parola contaminazione mi è piaciuta molto, perché io credo che abbiamo davvero bisogno di far trasformare queste energie che arrivano dai ragazzi, che provengono dalle scuole più diverse, trasformarle in nuove idee che vengono anche, diciamo così, in qualche modo trasformate nelle aziende, perché è vero, hanno tutti un modo diverso di ragionare da noi, ragazzi, qualcuno l'ha detto, arrivano già con una terminologia diversa, differente, ma spesso dietro quelle che a noi sembrano delle derive tecnicistiche un po' troppo spinte, questo di aver cellulare, qualcuno giustamente ha detto prima, mi sembra che l'abbia detto lei, se noi spegniamo il cellulare, la loro fonte di informazione è quella, ma noi con questo progetto non stiamo semplicemente cercando di finanziare l'eventuale il miglioramento dell'occupabilità di questi giovani,
Noi vogliamo costruire una nuova classe dirigente. Nei licei noi pretendiamo che vengano fuori delle persone per costruire una nuova classe dirigente. Di persone che imparano in profondità, come è stato detto molto bene, un argomento ovviamente abbiamo bisogno, ma meno di avere delle persone che riescano davvero a creare una nuova classe dirigente, a diventare degli imprenditori a loro volta, a costruire delle nuove, delle start-up, tutte parole chiave che oggi sono state dette in più occasioni e che noi condividiamo. Vorremmo ovviamente utilizzare questo progetto, lo seguiremo con molta attenzione, noi ovviamente esprimiamo un grande apprezzamento per chi ha avuto questa idea, ovviamente per le parti anche che l'hanno sostenuta. Seguiremo questo progetto, perché da questo progetto dovrà venire fuori un follow up, altrimenti resta così, un prosciutto appeso al soffitto, si dice, che non ha nessun senso. Deve venire fuori qualcosa che poi possa essere replicabile, diventi una best practice, perché troveremo delle difficoltà, le troverete, io immagino che le troverete, ma e lì si troverà la possibilità di superarle e saranno, diciamo, degli elementi utili per chi verrà dopo e per migliorare, perché no, anche per riuscire a costruire magari qualche piccola modifica alla legge, qualche integrazione, qualche aggiustamento. Credo che alla fine è un sistema esperto questo che dobbiamo costruire, a parte le 200 ore, 400 ore, quello che direi che è un compito molto difficile, ripeto, perché noi abbiamo bisogno di farlo al meglio, perché lo dobbiamo ai nostri figli e lo dobbiamo quindi anche a noi stessi, se vogliamo. È tutto qua. Io non vi rubo più molto altro tempo, se non per ringraziare il dottor Scazzocchio che ha sostituito ma anche perché è un dirigente di Fondirigenti che crede molto in questi progetti, non solo perché è sposato con una professoressa, mi ha altrimenti non oso pensare se la moglie fosse stata una cantante che avesse quindi questo è casuale, quindi lo apprezziamo in questo senso. Però il rapporto causa-effetto dovrebbe essere inverso. Non ho usato altri mestieri, anche più nobili e antichi. Credo che sarebbe stato una... Quindi detto questo, vi ringrazio della pazienza e spero di vedervi alla fine del corso molto più motivati di quello che magari siete adesso alle 6:30 al tramonto di una serata a Torinese. Molte grazie.